Buongiorno e benvenuti a Galileo, il Festival della Scienza e dell'Innovazione di qui a Padova, alle interviste di Auxil. Abbiamo qui con noi oggi Marco Biagioni, direttore programmi Avio. Marco, ci racconti Buongiorno. cosa fa la tua azienda che è realmente proiettata verso il futuro? Beh, noi facciamo missili spaziali, ci occupiamo di spazio. È un'azienda non giovanissima, anzi è più di 100 anni. Ovviamente non c'ero io, sono un po' più giovane di 100 anni fa, che è nata come azienda chimica, quindi faceva prodotti chimici e si è evoluta nel corso del tempo, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, in ambito spaziale, partendo da piccoli motorini che servivano alla separazione del lanciatore europeo Ariane 1, passando poi a motori sempre più grossi fino ad arrivare all'attuale prodotto di punta di Avio, che è il lanciatore Vega C, il lanciatore Vega e poi il suo successore Vega C. Vega, che cos'è? È un veicolo che serve a portare in orbita carichi utili, satelliti, e è un veicolo europeo. E serve per portare satelliti in orbita bassa, quindi tutti quei satelliti che servono per l'osservazione della Terra, per la meteorologia, per il clima, per diciamo, la guida delle macchine automatiche che utilizzano i dati satellitari per l'agricoltura, per le comunicazioni, eccetera, eccetera. Molto interessante. E allora, il vostro è un settore che per definizione è proiettato all'innovazione tecnologica, quindi puoi dirci qualcosa di quello che puoi dirci su cosa state spingendo, quali sono i progetti innovativi? Beh, noi il Vega di oggi si basa su delle tecnologie sviluppate, diciamo, 20-25 anni fa. Funziona, dobbiamo servire il mercato crescendo con la cadenza di lancio, produttiva e di lancio, però noi ci dobbiamo adattare allo sviluppo tecnologico del settore, quindi stiamo sviluppando dei nuovi motori green a ossigeno-metano, dovrebbero sostituire i motori propellenti storabili che sono meno green sicuramente e non avranno un grande futuro. Dopodiché stiamo provando e proveremo delle tecnologie di rientro che si potrà servire per riutilizzare gli stadi, un po' come fa negli Stati Uniti Elon Musk con la sua SpaceX, e tutto questo nei prossimi 2 o 3 anni. Quindi abbiamo un po' due anime: un'anima produttiva, servire il mercato, diciamo, mettendo in orbita i satelliti, e un'anima di ricerca, cercando di sviluppare nuove tecnologie e nuovi sistemi di propulsione, soprattutto sistemi, diciamo, veicoli, diciamo, più moderni, che hanno probabilmente anche il carattere della riutilizzabilità. Interessante. E quali sono diciamo, i player istituzionali e non con cui collaborate più frequentemente, che magari vi aiutano, vi spingono a innovare? Noi praticamente collaboriamo con molte delle università italiane e alcune estere, che non solo sono un bacino per la ricerca, ma sono anche un bacino poi per, diciamo, di formazione e di alimentazione, diciamo, giovani che entrano nella nostra società. E questo da un lato, e dall'altro lato cerchiamo di sviluppare competenze, soprattutto sul territorio italiano, promuovendo lo sviluppo di piccole imprese che magari non sono in ambito spaziale, ma che possono entrare nell'ambito spaziale come fornitori alternativi o fornitori di parti del veicolo, oppure, diciamo, sui veicoli futuri come fornitori principali. Queste sono un po' le due aree in cui collaboriamo. Giusto per avere un'idea, qual è il volume di indotto che voi generate in piccole aziende, magari del territorio circostante, magari anche al vostro Trento, che ha fatto un raggio? Beh, diciamo, il raggio è piuttosto ampio. Tra l'altro, casualmente, molti dei nostri delle start-up con cui lavoriamo sono del Veneto, casualmente o non casualmente, non so se ovviamente non c'è una causa, casualità, non è a caso. Quindi, diciamo, noi grosso modo facciamo 380 milioni di fatturato e una gran parte è esterna, per poi noi assembliamo moltissimo. Quindi, diciamo, abbiamo intorno ai 250 milioni di 270 milioni di acquisti esterni, di cui effettivamente molti sul territorio italiano. Molto bene, e quello che tu hai accennato prima, no? Quindi l'importanza diciamo, delle competenze, quindi dell'essere in grado di attrarre talenti dal territorio, ecco, quali sono i driver? Avete un prodotto estremamente catchy, e quindi questo sicuramente aiuta, però su cosa vi giocate, diciamo, la competizione sull'attrazione del talento con altri magari big player del territorio? Allora, è vero che abbiamo comunque un prodotto che affascina, un prodotto che appassiona,
Io per primo giocavo con i razzetti, poi nella mia vita mi sono trovato a farli veramente. Quindi è vero che per un giovane che esce dall'università siamo comunque un'azienda interessante, ovviamente, però poi dobbiamo dar loro una struttura organizzata, una possibilità di sviluppo futuro, e quindi ci sono aspetti, diciamo, di attrazione che sono quasi naturali, ma poi dobbiamo puntare sulla formazione, sulla crescita professionale, cosa che negli ultimi anni abbiamo fatto in maniera abbastanza massiva. Molto bene. Per quel che riguarda invece la, diciamo, la parte processi, però sappiamo che quello che si chiama operational excellence, in un contesto nel quale magari facciamo più fatica che in passato, perché insomma socio-economicamente facciamo un po' fatica a trovare le persone giuste in questo momento specifico, appunto socio-economico, come funzionano i vostri processi? Come li spingete? Come perseguite l'eccellenza operativa? Allora, come dicevo, abbiamo due anime, un'anima di ricerca e un'anima produttiva. L'anima produttiva, noi abbiamo un prodotto che effettivamente è una buona risposta al mercato, abbiamo tanti clienti, dobbiamo lanciare tanti satelliti, abbiamo un backlog estremamente ampio, contratti con diciamo, società che fanno satelliti fino al 2028, quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo fabbricare i veicoli e lanciarli. Quindi il challenge per noi è aumentare il processo, migliorare il processo produttivo per aumentare la cadenza, fare sempre la stessa cosa, produrre un prodotto sempre uguale l'uno con l'altro per soddisfare i nostri clienti. Quindi quello è nell'anima produttiva, è lì che dobbiamo investire, dobbiamo migliorare. Come, cioè, ultima domanda sulla integrazione della vostra supply chain. Cioè, quando tu parli di produrre e poi lanciare, è qualcosa di cui vi occupate in prima persona? C'è qualcosa che invece subappaltate ad altri? Cioè, come fate? No, il processo? Produrre e poi lanciare è tutto palo nostro, nel senso per alcuni prodotti partiamo dal filo e arriviamo al prodotto finito, però un lanciatore è composto da tanti componenti, è una macchina complessa, quindi abbiamo una grossa parte che viene subappaltata, sono pezzi che noi compriamo e quindi abbiamo bisogno di ottimizzare una filiera industriale che risponda anch'essa all'aumento della cadenza produttiva. Quindi è questo un po' il challenge, far funzionare la catena industriale al ritmo che ci serve e allo stesso tempo lo stabilimento principale, che poi è quello di Colleferro a sud di Roma, in maniera tale, in maniera efficiente per poter rispondere alle esigenze del mercato. Diciamo che da Amazon a lanciare i missili nello spazio è una questione di tempo in ogni caso, insomma la competizione si gioca sempre di più su questo fattore. Esattamente, i clienti non è che aspettano un satellite che devono lanciare, perché tutto il tempo che perdono è business che loro perdono, quindi dobbiamo essere all'appuntamento. Giusto per avere una dimensione di quello che fate, qual è stato negli ultimi mesi l'output di lanci di satelliti che avete gestito? Allora, il problema è, diciamo, noi siamo saliti fino a una cadenza di 3 lanci l'anno. E l'obiettivo era salire su una cadenza più elevata, abbiamo avuto qualche problema tecnico che ci ha fermato i lanci, quindi l'anno scorso abbiamo fatto solo un lancio, quest'anno ne previamo 2, già l'anno prossimo andremo a finire. Tornerete a regime più. 4 e poi 5 auspicabilmente. Molto bene, ringraziamo Marco Biagioni, direttore di programmi Avio, e vi diamo appuntamento alle prossime interviste del Galileo Festival. Grazie.